Mini, berrette Dannoni. Si aggiungono quelle di Balbo, Febbricitante e Dittatuto Infortunato. Dentro del Vecchio è Cappioli, preferito a Di Biagio. Il Vicenza è a completo con gli ex Maini e Grossi in prima fila. Arbitra il signor Racalbuto di Gallarate. Parte subito la Roma al primo minuto su angolo di Totti. La palla finisce a terra appena fuori area. Drop sinistro violento ma fuori bersaglio. Ancora un angolo, Totti per Carboni. Cross del capitano, respinge Björklund, raccoglie Aldair che manda di nuovo in area per Totti, ma Mondini è in netto vantaggio. Sempre il giovane Totti protagonista al 18esimo, calcio di punizione, tiro forte ma centrale, Mondini para con sicurezza. Continua a spingere la Roma, sorretta tuttavia dal solo Tern, che al 21esimo trova Fonseca arretrato sulla destra. Il controllo di Fonseca guardato dall'ex romanista Grossi. Lancio per Cappioli che si libera per il cross in area, controlla Totti, a fatica comunque, riesce a ridare ancora a Cappioli, tenta il cross basso e Lopez mette alle spalle di Mondini, è l'1-0 per la Roma. Un po' di fortuna ed è il vantaggio dei giallorossi. Possiamo rivedere con la netta deviazione sfortunata del capitano Vicentino. Reagisce subito il Vicenza e conquista un angolo con Otero. Batte Grossi e Ambrosetti manca la porta fallendo la ghiotta occasione. Al 27esimo Carboni per Totti, su cui traversone Fonseca manda in rete, ma l'arbitro annulla giustamente per il fuorigioco di Cappioli. E qui la Roma si ferma e gli ospiti prendono coraggio. Al 31esimo palla a Maini, va verso il fondo Maini, cross basso, una rasoiata e Di Carlo batte troppo sicuro e Cervone può salvare. Grossi di testa per Ambrosetti, avanza Ambrosetti, traversone in area con i giallorossi fuori posizione, è pronto Viviani, controllo e Cervone uccellato. Siamo al 40esimo ed è l'1-1. Risultanza dei vicentini, possiamo rivedere anche questa azione con Viviani pronto al controllo e palla che passa anche sotto il piede di Lanna. In chiusura di tempo un sussulto romanista, palla a Totti. Modelle Parma, Couto nemmeno in panchina, sente ben arrivo, Mussi a destra, dichiara a sinistra, il modulo 5-3-2 in attacco Asprilla e Zola, panchina davvero di lusso quella del Parma, Minotti, Catanese, Melli e un abbacchiato Stoichkov. Molte assenze nella Lazio, non c'è Winter, manca Rambaudi, assente anche Negro e dunque le scelte di Zeman sono Ciamotte e Bergodi centrali, Marcolina a centrocampo, Di Matteo a sinistra. Per Zeman, 400esima esperienza da allenatore in Italia, comprese anche le divisioni inferiori. Arbitro 30 Lange e nella tribuna d'onore c'è anche il CT della Nazionale Arrigo Sacchi con tanto di cappellino. Veniamo alla partita. Retropassaggio di Nesta per Mancini che sbaglia il rinvio, colpisce Asprilla, ma poi Nesta neutralizza il colombiano. Zola, uno dei tanti calci di punizione, qui colpisce il palo, poi la palla rimbalza su Dino Baggio. Lazio si fa vedere in avanti per la prima volta con Ciamotte, buona profondità per Signori, conclusione di prima ma grande parata del giovanissimo Buffon. Zola, respinta di Mancini, c'è Brambilla, Cannavaro rientra per evitare il fuorigioco, Brambilla più veloce del nostro operatore, trova quasi il gol con una deviazione laziale. Sugli sviluppi, Mancini deve tenere a bada Dino Baggio, sempre temibile nelle giocate aeree. Dall'altra parte, Signori, e c'è lavoro anche per Buffon su Casiraghi. L'azione prosegue. Di Matteo riesce a servire Marcolin, buon controllo e sinistro, che fa venire i brividi ai tifosi del Parma. Ciamotte è sfortunato, scivola, rapidissimo Zola, un'occhiata a centro area, Crippa è in ritardo su Mancini, c'è un contatto, ma Crippa sportivamente chiede scusa al portiere avversario. Di Matteo, lancio... Casiraghi lascia rimbalzare, prova il pallonetto, palla che colpisce la traversa, era in ritardo Sensini, anticipato Buffon in questa occasione, il rammarico del centravanti della Lazio. Zola ancora lui, deviazione di Favalli, rapidissimo Crippa, siamo al 37esimo, colpo di tacco di Asprilla e Parma in vantaggio, classica capriola di Asprilla, per lui secondo gol in questo campionato, rivediamo. Crippa è solo in mezzo alla difesa della Lazio, Asprilla con la sua invenzione. Si chiude il triangolo, dichiara Zola, cross Mancino, a vuoto Asprilla, l'acrobazia di Dino Baggio. Dino Baggio che poi è in ritardo su Signori, allunga un po' il braccio sinistro,
colpito al volto, signori. Primo tempo che finisce sull'1-0 in favore del Parma. Poi un lancio di Zola per Crippa, tenuto a bada da Nesta, non punito in questa occasione da Trintalange. Sviluppi di questo intervento, calcio di punizione, Zola, l'angolo lontano, palla in rete, è il raddoppio per il Parma. Mancini se la prende con la propria barriera, festeggiatissimo Zola, suo settimo gol in questo torneo. Rivediamo, Zola col suo interno destro, sorpresa la difesa della Lazio, in particolare Mancini che copriva soprattutto il primo palo. Efficace l'azione in barriera di disturbo da parte di Crippa e Sensini. Apolloni, un'occhiata verso Dino Baggio, tenuto in posizione regolare da Favalli, Dino Baggio e la grande parata da parte di Mancini. Due gesti che meritano il replay, il tentativo di Dino Baggio e l'intervento del portiere della Lazio. Ecco inquadrato il sostituto di Marchegiani. Marcolin per Favalli, Casiraghi, signori, Favalli, la palla non prende il giro voluto e vediamo la protezione per il naso di Favalli, ricordo della ginocchiata del portiere del Milan Rossi. Minotti prende il posto di Mussi, Sensini si sposta a destra. Giovanelli sostituisce Fuser, cambia qualcosa anche nel centrocampo della Lazio. Intanto Apolloni, un intervento su Casiraghi che è la peggio, entra Iannuzzi per lui il debutto, esce Casiraghi naturalmente, tentativo di Esposito con deviazioni di cui non si accorge, Trintalange che non concede il corner. Esce Zola, entra l'idolo dei tifosi del Parma, Melli. E qui la sfortuna di Favalli, davvero piove sul bagnato, ancora un colpo al naso per Favalli, rivediamo. Intervento del difensore della Lazio su Sensini, del tutto involontario poi il colpo al volto di Favalli con il piede destro da parte appunto dell'argentino. Intanto Favalli non ce la fa, sostituito da Gottardi, signori, lancia Esposito che lascia rimbalzare, conclusione fuori bersaglio. Nesta trattiene per la maglia, dichiara partita in slalom, ammonito, Nesta salterà Lazio-Sampdoria perché era diffidato. Catanese rileva Aspriglia, anche Chamot in attacco per la Lazio, c'è un salvataggio di Brambilla, preoccupato Buffon per questa punizione di Iannuzzi e c'è la deviazione di Matteo, palla in rete, 2-1. La Lazio non segnava in trasferta dal 17 settembre scorso, la partita in casa del Bari, ma un gol inutile perché vince il Parma, una partita non bella ma importante per la squadra di Spal. Campo olandese Creek in appoggio al duo d'attacco Vlahovic Amoruso. Inter Oxon sembra aver preso una cotta naturalmente calcistica per Dell'Anno che gioca sin dal primo minuto. Frese di conseguenza torna stabilmente al centro della difesa, priva di Festa, squalificato. La cronaca dirige Braschi questo incontro. Attacca il Padova sulla destra, questo cross di Sconziano, chiude perfettamente Creek di testa, ma Pagliuca c'è e sventa. E Padova quindi che tenta di sorprendere l'Inter nei primi minuti, Inter che si rifà viva con Roberto Carlos, per Branca non sa che fare il centravanti nerazzurro in area del Padova. Quindicesimo, lottano su questo pallone Amoruso e Fresi, alla meglio Amoruso, la palla poi viene mandata verso Vlahovic che chiude perfettamente sul secondo palo, distratta la difesa nerazzurra, ma Vlahovic torna a segnare in campionato dopo l'ultimo gol 14 maggio scorso. La risposta dell'Inter, Carbone, palla in mezzo, Branca ben appostato, colpo di testa sul fondo. Inter che prova su calcio piazzato, abbiamo visto la punizione di Roberto Carlos, poi finta di Carbone, finta di Roberto Carlos, tocca a Carbone, Buonaiuti osserva la palla che sfila sul fondo. Carbone, Ince, siamo al 41esimo, va a pescare l'inglese Carbone, da fondo campo il cross, Ganz appostato, colpo di testa, perfetto, Buonaiuti, nulla può, è il quinto gol in campionato, il terzo gol consecutivo per Ganz ed è l'1-1 per l'Inter, risultato che chiude la prima frazione di gioco. Secondo tempo con lo stesso copione del primo, Padova velocissimo, Vlahovic, Creek, Gabrieli e la palla sul fondo. Ancora Amoruso che va a pescare con questo perfetto lancio, Vlahovic non tocca a terra la sfera, Pagliuca c'è e non c'è e il pallone trafigge per la seconda volta l'estremo difensore nerazzurro dopo un primo e 50 secondi doppietta di Vlahovic. Un carambo ancora, Chiesa, arriva Pesaresi, la sua conclusione però è sbagliata, comunque bravo il giovane difensore di sinistra. Bellucci,
Verticalizzazione per Chiesa, siamo al 42esimo, la sua progressione, il suo tiro e beffa Peruzzi. 1-0, esulta Chiesa, grandissimo gol, osservate Lippi, rivediamo il destro di Chiesa che vede Peruzzi fuori dai pali e lo infila con un micidiale pallonetto, davvero molto bravo l'attaccante della Sampdoria. 46esimo, Balleri sulla fascia destra, si accentra, la sua conclusione, para con tranquillità Peruzzi. In tribuna, Bettega, se va così alla ripresa. Tutti aspettano il forcing della Juventus, invece la Sampdoria fare gioco. Ecco Invernizzi. Per Carambò deve uscire Peruzzi. Settimo minuto, rilancio di Pagotto nella zona di Bellucci. Colpo di testa per Chiesa, davanti a Carrera. Controllo di destro, salta Carrera. Il suo tiro di sinistro nell'angolino basso alla sinistra di Peruzzi. Davvero un gran gol per Chiesa. Lo rivediamo, 5 reti in questo campionato per lui, controllo di destro, tiro di sinistro nell'angolo coperto da Peruzzi, è il gol del 2-0, brucia sullo scatto Carrera e poi infila il portiere della Juventus. Ancora pericolosa la Sampdoria, qui è Pesaresi, deve uscire Peruzzi per sventare la minaccia. Il portiere della Juventus rimarrà leggermente infortunato. Last meeting between the